Quindi ora sono ancora più spaventato di prima. Perfetto. Ok, ragazzi, si va avanti. Stai ferma. Mi chiamo Rick. Da dove arrivi? Ripley! Da fuori, da una nave. Non ci sono navi. Ora sì. Beh, buone notizie, perché qui non ce la passiamo bene. C'è stata un'esplosione, ha fatto tremare tutto. Lo so. Malocchezza. Quello è l'ultimo dei nostri problemi. Ah sì? Sì. C'è qualcosa su questa stazione. Non ci crederesti mai. Di che parli? Un assassino. Capisci? Ok. Ok. Come ti chiami? Axel. Stavo salendo a bordo con due colleghi. In Eva. L'esplosione ci ha separati. Mi aiuti a trovarli? Perché? Perché sembri conoscere il posto. Sì, ma perché? Che ci guadagno? Un posto sulla nave. E perché dovrei fidarmi di te? Devo trovare l'area comunicazioni. Devo contattare la mia nave. Oggi sei fortunata. Andiamo, tesoro. La Sixon Communications è nella torre Sistek. Non è vicinissima, ma con una navetta possiamo raggiungerla attraverso l'area di carico. Ma stai attenta, in quel posto ci sono spesso guai, ok? E rieccoci, ragazzi. Nuovo giorno, nuovo giro. Allora, qui si toglie la sprang e si va avanti. Non voglio restare qui a lungo. Sì, ma mi è venuto in mente che da quella parte c'è della roba da guardare. Ok, lui sta lì. Quindi... Andiamo o no? No. Allora, vediamo un po'. Ok. Voglio vedere cosa c'è in questi posti qua. Io sento sempre dei rumori che mi preoccupano non poco, Cribbio. Ok, lì è stato aperto. E vai. Hopla. Ok. Ma rimane per terra. Ah, rimane. Pensavo sparisse io. Ok, c'è della roba. Cos'è questo? Cos'è? A che cosa serve? Voglio saperlo. Ehi, non facciamo scherzi. Un detonatore. Ottimo, ottimo. Fa sempre piacere avere detonatori. E non c'è altro. Iniettore. Scrap metal. Pezzi di metallo. Ok. Qua non c'è nulla. Ok. Beh, non è che posso pretendere. Benissimo. E vediamo un po' cosa c'è da questa parte. Torcia necessaria. Qui invece non posso ancora entrare. Di qua invece neanche. Anche qui torcia al plasma necessaria. Ok. Hop. Mi piacciono tutti questi suoni. Ok. Ciao amico, ciao. Allora, senti,
Lo vuoi il posto sulla nave? Lo vuoi? Sta zitto e fa come ti dico. Con questa gente qua bisogna essere decisi, altrimenti non capiscono. E poi tra parentesi, non poteva farlo lui, io sono una donna. Ah, beh. Eri tu che mi seguivi allora. Dovevo tenermi a distanza. Qui non si può rischiare. Ah, eri lui, era lui che mi scorreva dietro. No, com'era già per... La Q. Q. Razzo. R. Ok, ho appena sprecato un razzo. Perfetto, come se non mi servissero. Sei un po' curioso, eh? Di qua. Oh oh. Componente B per il medikit. Il medikit serve sempre. Che altro c'è? Cosa? Cosa? Ok. Non vogliamo problemi. Chi siete voi? Io Babbo Natale e lei è un elfo. Sono solo un paio di stronzi. Non c'è tempo da perdere, andiamoci. Dobbiamo arrivare all'area comunicazioni, potete aiutarci? Non ci serve il loro aiuto. Non dirgli niente. Senti, ho fatto funzionare l'ascensore. Gianna, andiamo, ok? Mi dispiace. Buona fortuna. Ok. Siete sì. Che cosa voleva dire? Perché sei stato così aggressivo? Sono tutti terrorizzati. Ognuno pensa a sé. È più sicuro così. No! Non è vero! Tutti uniti! Bisogna stare uniti quando ci sono dei problemi e cercare di aiutarsi a risolvere tutto assieme. Specie se c'è un mostro enorme di 2 metri che ti vuole uccidere. Da solo non ce la fai. Inventi, magari gli fai il culo. No, non credo che inventi, gli fai il culo, però. Ci siamo capiti. Aspetta, chiamo l'ascensore. Sì, chiamo l'ascensore. Ah. Non mi serve più. Perfetto. Che stai aspettando? Premi il pulsante. Io devo premere. Ma la cavalleria è finita in questi anni? Nello spazio non c'è più la cavalleria? Tutto io devo fare? Fatemi solo togliere. No, gradirei. Fai clic qui per assemblare. Non ce l'ho. Vorrei non averla più addosso la... Vabbè. Ok, risolto. No. Cerca di non fare rumore. Potrebbe esserci gente qui. Sarebbe carino se tu mi dicessi che diavolo sta succedendo. Adesso. Già. Senti, tesoro. Quando saliamo sulla tua nave, ci rilassiamo e chiacchieriamo quanto ti pare davanti a un caffè. Già, sulla mia sto nave. Sto per picchiare. Devo sapere che sta succedendo. E subito, cazzo. Bene. Come ho detto, c'è un assassino. Un assassino? Che vorrebbe dire? Non l'ho visto, ma è qui. Ci sta eliminando uno per volta. Che stai dicendo? Uno psicopatico? Una persona? No, qualcos'altro. Un mostro. Oh mio Dio! Non me lo sarei mai aspettato. Fine del divertimento, serietà time. Ok. Limite raggiunto. Ah, ok, ho solo un... Cosa c'è altro che posso craftare? No, a quanto pare, perché qua non ho altri oggetti craftabili a quanto pare, infatti. No, però posso craftarlo un kit medico. Ah. Scusate, si fanno queste cose. Oh mamma. Sei terrorizzato, amico. Visto come è morto.
Allora, c'è qualcuno. Scusate se avete visto un cambio, ma... dobbiamo muoverci. Di qua. Ho messo a posto la luce. Ma che stronzate. Dovremmo cercare una via d'uscita. Sei fuori di testa. Non ci sono vie d'uscita. Almeno qui saremo al sicuro. Per quanto tempo? E se vengono a cercarci? Gli piantiamo una pallottola in testa. E ora smettila, ottimo. Mi stai innervosendo. Pezzi di merda. Dobbiamo dormire un po'. Non ce la faccio più. Problemi. Dovremmo aggirarli. Seguimi. Perfettamente d'accordo. Di nuovo qui dentro. Olè. Andava fatto, immagino, ma... è stata una vostra idea, non mia. Olè. Amici tuoi? Mi sono già scontrato con questi tipi. Non gli piacciono gli estranei. Nemmeno quelli gentili come me. Ma dai. Non lo dico così per dire, cara. Se vuoi andarne a salutare, peggio per te. Quelle non sono armi giocattolo. Qualcuno dovrà pur fare qualcosa. Lo stanno facendo. Si chiama sopravvivenza. Io continuo a non essere d'accordo. Cioè... e ora tutti sono contro tutti. La paura ti rende pazzo. L'ho notato. Stavo per dirlo io. Mi piace sta ragazza. Ok. E tu vivi qui? Che ci posso fare? Il mio maggiordomo è in ferie. Prendi quello che ti serve. Non sappiamo quando ci ricapiterà. Quello che ti serve? Non è che c'è molto da prendere, voglio dire. Mi sono rifugiato qui per una settimana, aspettando una nave, aspettando te, immagino. Ah, set point, perfetto. Ah, posso prendere... c'è ancora roba qui? Questo posto resta al buio molto spesso. Porta quella torcia con te. Cerca di non restare senza batterie. Allora, dov'è la torcia? Torcia? Batteria per la torcia? Allora... ah, torcia! Da testa! Figata, col microfono. Colonia Marine Style. Ok. Stai attenta a come la usi, però. Non dobbiamo farci vedere. Andiamo. Tieni premuto F per ricaricare la torcia. Ok. Tu vai dove ti pare, io... però è un bel posto qui. Da qui non entra nessuno. Ottimo. Allora, salviamo prima, però voglio vedere come mi tolgo dalla mano questa greggio. Scusate un secondo. Ok, a quanto pare non posso togliermi la torcia. Va bene, si salva. Sì. E ora? Controllo il condotto. Dovrebbe essercene un altro qui intorno. L'ho segnato per non dimenticarmene. Non usiamo. Che ne dici di dare un'occhiata? Restiamo qui finché non avrai trovato quel condotto. Usa la torcia con parsimonia. Le batterie si esauriscono in fretta. Ne sono perfettamente conscio. Badge. Ah, sono... sono questi. Ok, sono tutte quante le persone che c'erano su questa nave, quindi... ok. Beh, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 per 1, 2, 3, 4, 5. Sono 50 persone, alla fine, dai. Hai sentito anche tu? No. Sei stato tu? Tempo da perdere. Non scavengiare tutto lo scavengiabile. Axel, è questo. Aspettami, arrivo. No, non è questo, non è questo. E non ti aspetto. Lo sapevo che era qui intorno. Niente. Visto? Ci penso io. Pensaci, pensaci, io cerco quella roba. Perfetto, fine, non c'è più niente.
batteria, ma finisce subito tempo zero proprio, ragazzi. Forza. Eccomi. Ah, ci pensi tu, mica io. Mi raccomando, scossa 220. Siamo tutti felici. Ok. Non è una buona idea restare troppo a lungo qui. Perché? Cosa c'è di tanto? È così che tutti si spostano qui. Solo chi vuole restare vivo, principessa. Grazie. Torres, allora è la tua nave, eh? Sì. Zitta, ho sentito qualcosa. Me l'hai chiesto tu? Sì, ho capito, va bene. Dobbiamo raggiungere gli altri, qualcosa non va. C'è sempre qualcosa che non va. Forza, non lo facciamo innervosire. Chi è che non deve innervosirsi? Seguimi. Ok. Sei diventato uno spettro. Oh, mi sembra molto utile quella porta. Vabbè. Non accendere la torcia. Che succede? Qualcun altro è stato qui. Tenete gli occhi aperti. E le armi no. Sparate a chi non riconosce. Ricevuto. Restate qui, io controllo le scorte. Che cosa vuoi che faccio? Ho trovato. Troppi da affrontare. Sì, sono perfettamente d'accordo. Dobbiamo comunque riuscire a girarli. Il portello in fondo. Come? Allora. Troviamo un diversivo. Il generatore. Se saltasse, dovremmo andare a controllarlo. Devo far saltare il generatore. Di me, farai meno rumore. Grazie. Ottimo. Allora. Fai voi ha controllato le scorte per ultimo. Il generatore. Dov'è il generatore? Ah, è qui. Perché? Quindi devo andare. Ti sei servito là. Per bene. Che cosa cazzo vorresti dire? Ehi, è stato con me per tutto il tempo. Mancano cibo, munizioni, medicinali. Se non è stato uno di noi, avevamo ragione. Qualcuno è stato qui. Non va bene. Dovremmo essere al sicuro qua giù. Merda. Il blocco che ha messo giù? Ci sono appena passato. Occhi aperti. Tenete le armi. Qualcuno dovrà dirlo al capo. Capo? È solo il commesso di un negozio. Ah sì? Ok. Dovreste sentirmi meglio adesso. Non sta dicendo questo. Sto solo dicendo. Piantatela di parlare e aiutatemi a controllare questa roba. Ovviamente se riuscite a chiudere la bocca per più di 5 secondi. Come no? Allora, dove va? Ma se io faccio saltare il generatore adesso... Ok, ho capito. E poi me ne vado dal... qui. Che cazzo succede? Via! Il generatore è morto. Via. No, c'è qualcuno. Meglio controllare. Troppo intelligente quella ragazza. Su. E sto per essere sparato. Bel lavoro, Ripley. Da questa parte. Facciamo piano. Sono ancora qui vicino. Seguimi. Scappa con Alex. Non mi piace questo suono. Scusa, ho visto qualcosa. No. Quanto manca? Ci siamo quasi. La navetta è poco più avanti. Spero solo che la tua nave sia ancora lì. Lo spero anch'io. Andiamo in modalità coach. Forse è la stessa persona che... Per questo siamo a noi. Forza, abbiamo l'interruttore per riaccendere. Dov'è? Amico? Cosa cavolo dovremmo fare? A parte salvare. Non avevo visto salvataggio. Perfetto. Ah, di qua, ok.
Ma il nostro amico viene con noi oppure sta... Ok. Non vedo problemi di sorta. Perfection, perfection. Non dovrei nemmeno essere qui. Sarebbe facciamoci la settimana scorsa. Giusto, ma facciamoci un log. Personale. Finalmente ho trovato quello che cercavo. Il capo non se ne accorgerà nemmeno. Quando si chiude una stazione se ne perdono sempre molte di cose. Non preoccuparti nemmeno le della dogana. Sinclair ha detto ai suoi di chiudere un occhio. Saranno di certo troppo impegnati a oziare o prendere mazzette per accorgersene. Comunque raccogli quel che semini, direi. Condivisa. Inventario. Vietato a prendere qualsiasi cosa o toglierla dalla lista senza consultarmi prima. Aspirine, cibo in scatola, cereali, acqua, dentifricio, sigarette, carta igienica, nastro adesivo, che dimentico. Scusate, latte in polvere. Stiamo finendo le munizioni. Zoe ha trovato delle medicine prescritte, tutte per la stessa persona. Probabilmente non le serviranno più. Abbiamo capito. Allora, c'è un sacco di roba qua in giro a quanto pare. Bene, bene. Vai. Certo che devo dire che è fatto davvero bene sto gioco. Non sto dicendo che sei bello, mi spiace. Tipo questa roba qui, chissà che cosa serve. Vabbè, dai. È bloccato. Quegli stronzi ci hanno isolati. Ma come? Ho capito. Dobbiamo attivare le due centraline contemporaneamente per aprirlo. Io mi occupo di questa, tu vai a quella dall'altro lato. Ok. Già, perché in questo modo mi possono saltare addosso e sparare, perché mi sembra il minimo. Va bene. Dai, 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 che ce la facciamo ad andarcene. Spero. Pronta? Al mio tre. Uno, due, tre. Axel, dietro di te. Cosa? Pensavi di prendere quello che ti pare? Lasciami! Chi è? Oh! Cazzo! Andiamo! Gli altri stanno arrivando! Ok. Dobbiamo andare! Ora! Ehi, bastardi! Ciao! Muoviti! Via! Sparateli! Via, 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 via! Sì, sì, tu fa... Ti muovi! L'hai ucciso! Perché stava per uccidere me! Mi hai salvato la vita! Me la ricordo questa scena. È questione di sopravvivenza! Lo capisci? Hai sentito? C'è qualcosa. Arriva... Axel... Che roba è? Andrei. Salve. Oddio, cos'è sta roba? Glitch. Non ho parole. Sì, glitchone assurdo. Tipo muro. Qua si apre? No, non si apre. Non mi piace. Come la apro questa porta? Qui?
Ti spiace muoverti in navetta? Ho un po' paura. Oh. Navetta del cazzo, muoviti. Arriva. Dov'è il bottone? Dov'è il bottone? Dov'è il bottone?